Buongiorno, sono Mario Benaglia e sono il responsabile per l'espedizione delle GigaPress. Oggi parliamo dei tempi e dei costi delle spedizioni di questi macchinari. Spedire una GigaPress non è così immediato. Quando è finita la GigaPress viene smontata per essere imballata. Questa operazione porta via almeno 2 settimane. I pezzi vengono imballati accuratamente in materiali speciali per evitare che il prodotto venga danneggiato durante il trasporto. Facciamo un esempio. Per spedire una GigaPress oltreoceano siamo arrivati a riempire 12 container da 40 open top e 12 casse autoportanti. I pesi variano sempre dalle 3,5 tonnellate fino ad oltre 70 tonnellate. Tra l'altro la spedizione via mare necessita di un imballo particolare, insomma non è uno scherzo. Per la spedizione in Europa ci affidiamo al trasporto su gomma, con i mezzi standard e mezzi eccezionali. Per trasportare una GigaPress servono minimo 22 camion o container. Il numero può variare perché spesso a completamento della GigaPress viene fornita anche una cella di automazione. Le spedizioni più lunghe sono naturalmente quelle intercontinentali. Quello che viene in gergo definito transit time dipende esclusivamente da dove la GigaPress deve essere spedita. Il tempo considerato è da porto a porto. La partenza avviene da una delle 3 città della Liguria, Genova, Savona o La Spezia, e si va da un tempo in mare minimo di 16 giorni per la costa est USA, New York per intenderci, 24 giorni per Houston, fino ad un massimo di anche 45-50 giorni per la navigazione per la Cina. Quando arriva a destinazione la GigaPress viene rimontata da squadre specializzate. I tempi sono indicativamente di un mese. Il costo della spedizione è notevole e può arrivare anche ad essere tra il 10 e il 15% del valore della pressa.